Ciao ragazzi, bentrovati a tutti voi. Nuovo video sul nostro canale YouTube. Io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati a tutti voi ragazzi. Vi ricordo che nel sottopancia scorrevole potete trovare tutte le informazioni riguardanti quello che è il nostro mondo, il nostro piccolo mondo. Vi ricordo anche come diventare follower del nostro blog canaleforzalazio.com. Fatemi anche ringraziare il ristorante La Palazzina, lo sponsor che con donazioni volontarie ci supporta ormai da diverso tempo. Vi dico la verità, questo è un video che avrei voluto fare nella giornata di ieri, però erano già programmati i video di ieri. Quelli di ieri, se li avessi messi oggi, forse sarebbero stati vecchi, capite? Cerco di farvi capire il tempismo pure di pubblicazione del video, ecco. Però non vi nascondo che la tentazione mia era quella di fare o un quinto video ieri o appunto farlo come sto facendo adesso. E è una notizia che un pochino mi coglie di sorpresa e in qualche modo mi dà un po' d'amaro in bocca, ma anche la consapevolezza che nella vita tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Sto parlando di Adalberto Grigioni, lo storico preparatore della Lazio, che arrivò a Roma nel 2005, proprio lo stesso anno in cui arrivò Tare. E Grigioni nel tempo si è guadagnato il rispetto di tutti, si è guadagnato sul campo una grandissima, la riconoscenza di una grandissima competenza. Persona straordinaria, credetemi, una passione nel fare il suo lavoro, ragazzi, nella cura dei dettagli, pazzesca. Sono tra i più grandi portieri della Lazio, sono passati sotto le sue direttive, per intenderci. E questa notizia, vi dico la verità, mi ha colpito, mi ha un attimino un colpo, perché mi dispiace perdere una persona di certi valori e di certe competenze. La mia non vuole nascondere una critica verso la società, assolutamente no, è una riflessione a cuore aperto che faccio con voi, con la consapevolezza, ragazzi, che le storie finiscono, anche quelle belle. Io ho avuto il piacere di conoscere Grigioni nel corso dei ritiri ad Auronzo di Cadore. Vi dico la verità, la prima volta che andai ad Auronzo di Cadore facevo il preparatore dei portieri per una squadra locale di Roma, e chiaramente la mia attenzione era richiamata principalmente da lui, con appunto i tre portieri che andavano raggrupparsi sotto la gradinata. Per chi va a Auronzo di Cadore sa di cosa sto parlando: sotto la gradinata dove si sedevano i tifosi, e quindi si poteva proprio assistere a questa cosa qui, alla preparazione che faceva, al lavoro di Grigioni, il rapporto umano, il suo stimolare i portieri con un'intensità. Ma raga, la parola giusta, sono sincero, è passione. La passione, c'è poco da fare. E ho avuto anche il piacere di parlarci extra campo con Grigioni, è una persona, ragazzi, di un'umiltà clamorosa. Finisce questa avventura proprio lo stesso anno in cui va via anche Tare. Questo chiaramente, ragazzi, è un sinonimo di cambiamento in atto all'interno della Lazio. E non so onestamente chi verrà a prendere il posto di Grigioni,
se verrà il preparatore molto vicino a Sarri, io non lo so. Resta il fatto che questa è la classica dimostrazione che nella Lazio sta cambiando qualcosa. È l'ennesimo segnale che sta cambiando qualcosa. Chiaramente Grigioni continuerà il suo lavoro, tornerà proprio da quell'Umbria da dove era arrivato, è venuto nel 2005, siamo nel 2023, ben 18 anni fa. Continuerà a lavorare per una squadra, la Terni FC, che è una squadra distaccata dalla Ternana, non c'entra nulla con la Ternana. Da quello che ho letto, in più aprirà una scuola calcio a lui intitolata. Insomma, ragazzi, una persona totalmente immersa nel mondo del calcio, nel mondo ristretto dei portieri, perché insomma stiamo parlando, per come la vedo io, ragazzi, vi dico la verità, per il grande rispetto che ho notato nei suoi confronti anche da altri grandissimi allenatori, beh, ragazzi miei, stiamo parlando di un top, un big, lascia la Lazio, ecco, dobbiamo mettere così, un piccolo, un fuoriclasse della Lazio ci saluta per andare a fare altre esperienze. Quindi io, da tifoso della Lazio, vi dico la verità, nel fare questo video sono un attimino in tumulto, non so come dirlo, ragazzi, non vengono le parole giuste, perché perdere Grigioni, per chi riteneva Grigioni una figura sacra, una figura appunto facente parte al 100% della Lazio, perdere Grigioni, sapere che da domani Grigioni non ci sarà più, vi devo dire la verità, è una cosa che mi colpisce non poco, ecco. Però è giusto attuare questo cambiamento, è giusto anche questo, ci sta, fa parte del gioco, quindi Grigioni, grazie di cuore per tutto quello che hai dato in questi anni alla Lazio, noi voltiamo pagina, perché la vita è anche questa, la nostra vita, ragazzi, è un po' libero, eh. Si volta pagina, ogni tot di tempo si volta pagina, quindi fatemi assolutamente salutare Grigioni e anche a voi. Mando un abbraccio forte, forte, forte. Credetemi, raga, sta notizia mi colpisce. Vi dico la verità, ieri quando l'ho appresa è una notizia che mi ha davvero colpito. Quindi chiedo scusa se magari in questo video sono andato un pochino a rilento, però perdonatemi anche, concedetemi anche una certa emotività, perché altrimenti, se volevate un robot, avete sbagliato canale. Vi mando un abbraccio, ragazzi, un abbraccio forte forte, e forza Lazio, sempre e comunque. Ciao a tutti.